Sei seduto sul gabinetto, ti stai annoiando e non hai voglia di leggere i soliti libri, le solite riviste, oppure le solite descrizioni dei bagnoschiuma, degli shampoo che ormai praticamente conosciamo a memoria come quelle dei deodoranti. Beh, hai cliccato il video giusto perché oggi ti farò compagnia io. Beh, volevo subito dirti che se hai bisogno di una mano, di uno stimolo, guarda la mia faccia. Perfetto, spero di averti aiutato. Ah, giusto, quasi dimenticavo di dirvelo. Non sto facendo la cacca io, come potete ben vedere, perché quando faccio la cacca non sto seduto come se fossi su una sedia. Ma per solidarietà mi sono seduto anch'io sul cesso. Non so quanto ci mettiate voi a fare la cacca, però io solitamente sto un po' in bagno, ma perché è un posto in cui ci si può rilassare, è un posto di meditazione, ecco. Quindi che sia lodato il gabinetto. L'hai fatta tutta almeno, spero. Beh, dunque, se sei giunto al termine del tuo cammino spirituale verso la purificazione del tuo intestino, direi che puoi chiudere questo video. Se invece non hai ancora finito, ti farò compagnia per ancora 30 secondi, dopodiché mi dispiace ma continuerai il tuo cammino da solo. Ma allora, hai finito di fare la cacca o no? Spero di sì. Madonna, ma quando stai in bagno? Se stai ancora a questo punto del video vuol dire che veramente ti è venuto un cagotto di quelli pesanti. Beh, direi che ti ho fatto compagnia abbastanza.